Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme la sorella vegetariana della mitica tiella barese di patate, riso e cozze. In questo caso, al posto delle cozze, andiamo ad aggiungere le zucchine. La volete cucinare con me? Esce manen! Gli ingredienti necessari sono prezzemolo, patate, pomodorini, cipolle, olio extravergine di oliva, zucchine, formaggio grattugiato metà pecorino metà parmigiano, riso, sale e pepe. Iniziamo col pulire e affettare le cipolle, tagliare i pomodorini a metà, spuntare le zucchine e tagliarle a fette sottilissime. Quindi tagliamo a fette anche le patate, anche loro in maniera sottile, così. Facciamo il primo strato di cipolle nella teglia, quindi aggiungiamo le cipolle, il sale, un filo d'olio extravergine d'oliva e il pepe, dei pomodorini e il prezzemolo. Procediamo col primo strato di patate e zucchine, quindi alterniamo una fetta di patate e una fetta di zucchine. Di zucchina. Dovremo ricoprire tutta la base della tiella, così. Quindi aggiustiamo di sale, pepe, pomodori, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e il formaggio grattugiato. Aggiungiamo a questo punto il riso. In questo caso io sto utilizzando del riso giallo, ma voi potete utilizzare il riso che preferite. Quindi di nuovo condiamo con sale, pepe, prezzemolo e formaggio grattugiato. Olio extravergine di oliva e procediamo col secondo strato di patate e zucchine, sempre alternando una fetta di patate con una fetta di zucchina. Adesso aggiungiamo l'acqua. Teniamo presente che in questo caso ci sono le zucchine che rilasceranno già la loro acqua, quindi non aggiungete troppa acqua, dovete arrivare a filo così. Aggiungiamo ancora i pomodorini, il prezzemolo, un po' di sale e pepe e quindi ancora parmigiano e pecorino grattugiati. Ancora dell'olio extravergine di oliva e portiamo in forno a 200 gradi per circa 30 minuti. Quindi copriamo e andiamo in forno. Trascorsi i 30 minuti di cottura, controlliamo e verifichiamo che le patate siano cotte. Quindi con una forchetta andiamo a controllare. Come vedete sono ben cotte. Quindi riportiamo in forno a gratinare per circa 20 minuti. Sempre a 180 gradi, forno ventilato. Ed ecco la nostra tiella di patate, riso e zucchine è pronta. A questo punto la lasciamo riposare per almeno mezz'ora prima di servire. E adesso andiamo a servirla. Sempre porzione super abbondante. Come vedete, ben riposata e assestata, pronta per essere servita e gustata. Grazie per avermi seguito, alla prossima videoricetta. Ciao!